Grazie, Signore, per il mondo meraviglioso che ci hai dato, per l'uomo dotato di intelligenza e di spirito. Un ricordo di Don Claudio da 6 anni dalla sua scomparsa e dalla sua andata verso il Padre Celeste. Abbiamo sentito la sua voce, altri dei suoi insegnamenti. La sua persona quindi è benedita nei nostri cuori, come lo testimonia anche la numerosa presenza a questa manifestazione. Ricordiamo che questo è il secondo memorial che viene fatto in suo onore e questo è un mezzo particolare per sentirlo vicino alla nostra anima. La manifestazione è quindi una preghiera in canto, preghiera che è la forma da un traume preferita e particolarmente sentita. Non è quindi una gara tra poveri, ma è un tributo di affetto e di devozione. Con questo spirito iniziamo la nostra cerimonia. Sandro Musetti, del coro di San Gottardo, presenterà il canto in Veni Dante di Claudio. Allora, per iniziare, buon pomeriggio a tutti, fa parte del coro San Gottardo. Il coro San Gottardo, come ha già detto Claudio, è nato dalla struttura di poi di Corso Chiave e di Maspero. È onore di iniziare la manifestazione con un brano di benvenuto. I Veni Dante comportano da Don Claudio in occasione della festa di San Po, patrono di Corso Chiave, parrocchia dove ha trascorso 14 anni per poi riunire questa parrocchia e portarlo a termine questa bellissima chiesa. Allora, diamo inizio al nostro brano e vi auguro a tutti buon ascolto. Oh,
Il primo sarà il coro di Cimicimighe con il maestro Guilherme Adolfino. Tanti talenti
che alle volte non sono conosciuti e che meriterebbero di essere apprezzati di più da parte di tutti. Ringraziamo vivamente, io ringrazio a nome degli organizzatori questa manifestazione e iniziamo con la rassegnare il libro. Cantiamo al Signore con il coro, con il maestro Gina Basini del coro di Cencinite. Siamo tutti pieni di gioia per queste due ore di mirabile movimento. È la seconda edizione di questa rassegna, di questa memoria, e già il fatto di essere ripetuto con una partecipazione così ampia, qualificata, dice l'auspicio di tutti noi per poter vedere ancora, ricordato anche in questo modo così qualificato, il grande apporto che Don Claudio Sacco Sonador ha dato alla vita della nostra diocesi di Belluno Ferro. È stato consegnato il volume a tutti i direttori. So che Largo Reoloni e gli organizzatori hanno portato lo stesso volume anche al mio collega coscritto Antonio Mattiazzo, già vescovo di Padova, ora vescovo emerito, perché ha più di 75 anni anche lui, ed è andato a 2200 metri di altitudine in Eritrea a fare il missionario. Ma quando l'ha avuto, dopo questo apprezzato dono che ha avuto dai perunesi, mi ha ricordato anche lui, con parole molto, molto commosse, la conoscenza che aveva, la stima che nutriva per Don Claudio. Era stato nunzio apostolico, cioè inviato del Papa in Costa d'Avorio, e quindi quando Don Claudio anche laggiù ha diffuso la musica, ha fatto percepire tutta la bellezza dell'annuncio cristiano che abbiamo sentito all'inizio, anche noi mi ha detto di portare il ringraziamento e l'apprezzamento per questa opera straordinaria del volume che è stato distribuito. Abbiamo vissuto queste due ore qui all'interno della chiesa di Mascheroni. Io allora il canto finale che sarà eseguito da tutti i cori insieme, il canto di Don Claudio, un canto molto importante perché è eseguito da ormai da tante chiese, da tante comunità, è Santa Maria del Cammino, dirigerà il coro il maestro Carlo Sandro Cusetti, mentre la coro sarà il maestro autore del libro per Alessandro Del Cammino.